È curioso guardare una spiaggia. Fa venire in mente quello che si vede quando si sta sdraiati sul letto. Vedi le gambe e poi giù in fondo il piede. E lì si capisce bene dov'è che il tuo corpo finisce. E oltre non c'è più niente. Il tuo piede è dove il tuo corpo finisce. Uno, due, tre, quattro. Ok, adesso siamo calmi e collaboriamo, ok? Tutti calmi? Tutti calmi, sì? Ok? Oh, ho dimenticato il portafogli. E nel portafogli avevo anche gli anelli. E adesso? Adesso... Lei, andiamo a prendere subito, ok? Delle spese ne parliamo dopo il viaggio di nozze. Ma sì, sì, andate pure. Grazie, grazie. Ti era caduta la pistola. Ma sei un rapinatore o cosa? Pistola. Cioè, se non ti veniva a mente niente, cosa facevi? Li minacciavi col dito? O con un elastico? Però, ma è vera? Oh, ma che fai? Ti fermi? Non c'è come fermo. Non c'è mica nessuno che ci insegna. No, 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 riparti, dai. Riparti. Dai, riparti che ti spiego, dai. Spiega allora. Sai perché questo vestito è molto simile a un vestito da sposa? No. Perché questo vestito è un vestito da sposa. Ne consegue che io sono la sposa. Caso vuole che io fossi così contenta di indossarlo, da ridurmi all'ultimo momento per metterlo a posto. E dico all'ultimo momento, perché che ore sono? Le 11:15. Perché tra mezz'ora 250 persone entreranno in Santa Maria Assunta con l'idea di vedermi lì, a dire le paroline magiche, prometto di esserti fedele, eccetera, eccetera. E quando non sentiranno le paroline magiche, se la prenderanno un pochettino e gireranno i loro 500 attacchi e partiranno per cercarmi. E così scappi? Già. Fin dove dobbiamo andare? Lontano. Lontano quanto? Lontano abbastanza che non ci prendano. Che non ci prendano? Ma che c'entro io? Mica sono un ricercato. No, sei solo uno che voleva rapinare una boutique che adesso mi sta portando lontano dal mio futuro marito. Credevo fosse facile. Facile? Sì, metti l'abito bianco, il velo, dici di sì e ti lancio un riso. Un matrimonio importante, capisci? Solo che dove la metti poi la vita, quello che c'hai dietro le spalle? Beh certo, se sei il tipo che molla tutto per il primo che passa. Anch'io credevo fosse facile. Merda, la benzina! No! Adesso stiamo calmi e troviamo una soluzione rapida. E più avanti c'è un distributore. Sì, ma la macchina è rubata. Vaffanculo, vaffanculo la macchina, i soldi, la pistola, vaffanculo. Oh, stai calmo? Ok. Andiamo, stai tranquilla, tutto ok.
Vedrai, tutto a posto. Non c'è più niente. E oltre non c'è più niente. Cosa stai pensando? Non importa. È curioso guardare una spiaggia. Fa venire in mente quello che si vede quando si sta sdraiati sul letto. Vedi le gambe e poi giù in fondo il piede. Il tuo piede è dove il tuo corpo finisce.